Alessandro Rigon, direttore di gara, Race Director su quasi tutte le manifestazioni. Allora, positivo il 2008 per agonisti, esperti ed amatori. Dobbiamo ancora chiudere un campionato. Non so se sarai con noi a Codevigo, però volevo sentirti dire qualcosa nei confronti di quello che è stato l'annata 2008 per queste categorie, con la vittoria poi di un tuo pupillo. Sì, niente, la categoria agonisti, esperti e amatori mi ha regalato la vittoria nella agonisti del 5 con il pilota Nicoletti Diego, che appartiene al mio motoclub. Ritengo un'annata per la Wisp un'annata decente, buona, e vedremo l'anno prossimo, probabilmente ci saranno dei cambiamenti o delle modifiche, però posso soltanto dire che dalla parte mia si è visto un buon campionato e attendiamo domenica, dove ci sarò anch'io a Codevigo, e vedremo la chiusura anche per gli hobby, la minicross e lo scooter. Io mi ritengo soddisfatto della mia esperienza di quest'anno, ringrazio Meneghini che mi ha dato questa disponibilità, ringrazio te Castaldello che mi ha coadiuvato in parecchie gare, e arrivederci l'anno prossimo. Allora salutiamo Alessandro Rigone, ci vediamo sicuramente a Codevigo ma anche alle premiazioni. Nuovo campione agonisti 125 Veneto. Per te grande soddisfazione quest'anno, sei un agonista di buon spessore, perciò hai partecipato a tutte le gare, però quest'anno hai avuto anche tantissimi avversari, hai vinto un campionato sicuramente importante per la tua carriera, per il tuo proseguo, ma anche perché è una categoria difficilissima. Sì, sono molto contento, soprattutto dopo il secondo posto dell'anno scorso, e niente, quest'anno è andata bene, tutte le gare sono sempre riuscito ad andare a punti e vincere il campionato con una gara di anticipo. E il prossimo anno, 2009, cosa sarà Nicoletti? Non ho ancora deciso nulla, se continuare ancora questo campionato. Non so. Sei giovane, potresti puntare anche all'italiano, onestamente. Sì, penso di fare qualche gara italiano anche l'anno prossimo. Sempre con il papà, con la mamma, con tutti i tuoi affezionati, sei con il motoclub Roliano, che è sicuramente un grande motoclub. Io dicevo prima, l'ho detto spesse volte, che è il motoclub più titolato che abbiamo qui nel Veneto, tanti mondiali, tanti titoli italiani, perciò rimarrai lì sicuramente? Sì, sono molto felice anche del motoclub, con tutti i piloti forti, anche mio amico Francesco, e ringrazio tutta la mia famiglia che mi segue tutte le gare, e il motoclub, anche Alessandro soprattutto che mi segue ogni domenica. Allora un grazie particolare a Diego Nicoletti, ci vediamo alle premiazioni e buon 2009. Grazie mille. Spesso non ti ho chiamato Dario Mainente, ma tu ti chiami Diego Mainente, non ti ho chiamato per nome corretto, però tu sei il nuovo vincitore della categoria amatori 125 quattro tempi. So che corri per il team di Tessari, Manuel Tessari, ex motocrossista che ormai non corre quasi più. Allora, a chi dedichiamo questa vittoria e cosa sarà per te il 2009, visto che il 2008 è stato un anno importante con la vittoria di questo regionale? Allora, dedico questa mia vittoria prima di tutto alla mia ragazza e ai miei due bambini, che ho due bambini piccoli, che fanno dei sacrifici loro a star a casa finché io faccio gli allenamenti, faccio le gare. Ringrazio anche il team Tessari che mi dà una mano e mi segue con tutti i miei compagni, e sono orgoglioso perché soddisfazione, è 10 anni che non andavo più in moto, primo anno di amatori di 50, 125 quattro tempi, e ho vinto e sono orgoglioso, insomma, è sempre una soddisfazione personale.
forse l'unica intervista che abbiamo fatto quest'anno a Francesco Meneghini, presidente della WISP. Oggi non sei potuto scappare a questa nostra iniziativa, siamo andati in televisione, forse sicuramente per merito tuo, e io ti lascio il microfono e ti rimango comunque a fianco, mi sposto alla destra perché hanno detto che porta bene e ti do il microfono. Grazie a Castaldello che ci ha seguito dal punto di vista informativo in tutte queste gare. Adesso si riposerà un pochino fino ai primi di dicembre, dove abbiamo in previsione la premiazione di fine anno. È un campionato che è andato abbastanza bene, per quello che abbiamo potuto vedere, e con qualche lieve aggiustamento, soprattutto per la categoria 2,54 tempi amatori, forse riusciremo a bilanciare meglio le gare. Dobbiamo cercare, ed è un compito abbastanza difficile, tu lo sai bene Fabio, di portare un numero decente di piloti su tutte le piste, cioè portarne un po' meno dove ce ne vanno troppi e viceversa dove magari qualche pilota snoba quella pista per qualche motivo. Possiamo fare poco, ma qualcosa di significativo per cercare di riequilibrare le cose. Quindi dal punto di vista, diciamo, organizzativo, abbiamo già in testa cosa fare, lo proporremo e lo pubblicheremo in occasione delle premiazioni. Altre problematiche sono legate, come dicevi in più occasioni, al rumore, per cui non dobbiamo offrire il fianco a chi dice è uno sport rumoroso, perché in effetti è vero che è rumoroso, poi noi siamo appassionati quindi lo sopportiamo perché è la nostra vita, però dobbiamo cercare di prevenire un po' gli eventi e di superare magari quelli che possono essere atteggiamenti pretestuosi di qualcuno che pur di dar fastidio a qualcun altro a livello politico attacca magari uno sport sano come il nostro. Staremo a vedere, sicuramente non saranno magari soluzioni o imposizioni, diciamo, di un certo tipo vessatorio, però una tiratina di orecchi a chi magari butta parecchi soldi in una marmitta prestazionale che poi a poco serve, questo lo dovremo fare sicuramente. Quindi vi aspetto tutti alle premiazioni, ci saremo tutti quanti, sarà una grande festa come ogni anno e lì conoscerete anche le novità. Data prevista dovrebbe essere proprio il 7 di dicembre. Grazie a tutti quanti. E salutiamo Francesco Meneghini, salutiamo tutte le persone che ci hanno seguito per il campionato 2008 WISP amatori, esperti ed agonisti. Ci vediamo domenica prossima in pista a Codevigo alla chiusura di tutti i nostri campionati. Un arrivederci e un buon 2009 a tutti. Ciao, grazie.